Ragazzi, oggi nuovo video, proveremo a prendere qualcosa al mare perché vediamo delle cacciate qui davanti a noi e speriamo che siano tipo sugarelli o sgombri e magari lì in mezzo c'è anche qualche spigola. Vediamo, comunque sono con Fra che sta al telefono e monterò qualche jig per iniziare, poi magari passo alla gomma. Come ho detto, c'è una mangianza, nel senso che ci sono tipo acciughe che ogni tanto saltano, ecco laggiù, quindi siamo gasati. Io ho un piccolo problema al mio Nomura Hiroalu perché non fa più rumore, praticamente è rotto l'anellino interno che faceva scattare il rumore nella frizione, però la frizione funziona ancora, per cui niente, me lo tengo, non so se ripararlo o meno. Io monto un jig per iniziare. E bellissimo giugulo wide, questo qua, 5 grammi di jig con un assist sulla testa e un'ancorina in coda, quindi se mangia qualcosa di sicuro non la slamo. Ok, io vado col primo lancio, Fra, eh? Visto mai, via, speriamo di sentire qualche botta in canna. Secondo me sono sgombretti. È roba piccola, però non è che ce ne stanno tante le mangianze. Ecco laggiù, 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 laggiù. Cacciata. Pure la treccia devo stracambiarla. Oh, io butto il VTD, sti cazzi. Cioè lo butto in senso che lo lancio. Come fai a non mangiarlo? Se era una spigola. E vedo sta roba sofferente sulla superficie, ti pare che non lo mangiavo? Dov'è che stai tu? Pesce? Bello? Cazzo, Fra, bravo! È un'occhiata probabilmente. No, non è un'occhiata. Spigola? Sugarello? Ho una chieppa forse, una chieppia. E dai! Wow! Questa è una specie protetta. Questo lo volevo tanto far vedere in video. È una specie protetta che risale i fiumi. Adesso slamala velocemente perché sta perdendo sangue, porella. Cazzo, quindi le cheppie. Lontano? Lontano, lontano. Le cheppie. Le prendevo da piccolo. Sono sempre più rare. Oh, io mi ricordo col Savichi ne facevo 5 a botta. Entravano proprio. Sì. Lanciato dove? Parato fuori la direzione che abbiamo. Magari la prendo pure io. La prendono sui fiumi, la chiamano il salmone italiano, eh? Questa roba è grossissima. Io pure, io sopra i mezzo chilo, avrà fatto 6 etti. Attento che ci sta. Eccola! C'è! C'è! Sì! Col jig! Questa è un'altra cheppia! Sì, questa sì. Wow! Che spettacolo! Il salmone italiano! Eccola! Bella! Bella, bella! Eccola qua! La slamo e la rilascio subito per preservarla ripartita. Quindi non erano sugarelli né sgombri, erano cheppie. Sul jig gusta! A light, che figata, la cheppia è un pesce che mi affascina tantissimo. Cioè risalgono tipo nel Taro, che è un fiume dell'Emilia Romagna, no? Sì. Risalgono per centinaia di chilometri i fiumi. Sono assurde. È un pesce che trovi anche a 40 miglia. Tu pensa quanto migrano. Bellissime. Purtroppo quando risale i fiumi trova sbarramenti, trova inquinamento. Quelli comunque l'avrei azzeccato io col cuore. Eccolo! Presa! Che vicino! Bella, bella! Bella, questa è più bella! Questa qui sotto mi ha mangiato! Wow! La rilasciamo al volo perché il problema delle cheppie è che sono fragili. Eh già! Questo è il gighettino, eh! Carino! 10 grammi! Ottimo! C'hanno ste squame assurde! Sì, fa la nuvola! Mamma mia! Sto casato! Era il pesce che volevo prendere, perché tanto lo prendi solo sto periodo qua! Primavera, inizio estate. Pesce? Pesce? Sì.
Bello? Bello. Un'altra cheppia? Un'altra cheppia, sì. Due io, due tu. Bella questa. Beh, stessa taglia. Preparati a slamare. Guarda, guarda il terciato. Lui pesca sempre così. Eccola. Ce l'ho. Cos'è? Alga? No, era alga. Sembrava una toglia. Il pescatore pro che non riesce a distinguere un'alga. Oh, la mangiata era tanto grossa, eh. Pesce. Preso? Bello? La cheppia? Sì, bella. Più grossa questa, eh? Sa che non è una cheppia, è un occhiato. No, è una sugherello. No, non è una cheppia. Un sughero. Sugherello? Eh? Oh, i pesci della primavera estate, fammi vedere. Bel sugarellone. Questa re picca con un colpo. Cazzo, sei grosso. Cazzo, se non sta fermo. Fra, alle prese con un pesce. Cos'è? Sugherello? Solo Fra prendi i sugherelli. Bello oggi il mare. Piatto. Guarda, guarda dov'è adesso. Fammi un trick. Trick? Vai. Io non so fare i trick. Dai, uno! Bellissimo! Mi fai pure perdere tempo, cioè io non lo so. Guarda là che bolla! Ci arrivi? Donne a pesca. Woman in fisheries. Ok, aspetta che sennò si incaglia. Si incaglia. Pesciolino finto. Vai G. Vai G. Così devo fare. Sì, devi tirare più veloce e dai dei colpetti verso l'alto, tipo perché è un'esca finta. Sì, esatto. Ti immagini lo prende? Quante ore ci passi a questa cosa? Tante, anche troppe. Quante direi. Ore della tua vita hai buttato? Come si fa? Davanti così. E gli devi dare i colpetti. Così. Esatto. Quelli sono predatori. Eccola. Ha preso qualcosa? Sì. Ha preso. Ha preso. Hai preso. Recupera, 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 recupera. Vai, vai, vai. Tienilo qui il mulinello. Così? Sì. Sì. Vai, vai. Dai, cazzo. No, c'è qualcosa. Io lo vedo piegato la canna. Sarà senti che chili. Tira? Sì, ogni tanto. Sarà 2,2 kg. No, è un'alga. È un'alga, G. Beh, però cazzo. È un'emozione, no? Beh, è un'emozione, dai, è un'emozione. Cioè, aspetta, non è una semplice alga. È doppia alga, oh. No, c'è un filo dietro. C'è anche un bastoncino. Voi avete mai preso un'alga? Fin troppo. Riproviamo. Stessa zona. Stesso mulinello. Stesso poco filo. Dobbiamo cercare la cacciata, Fra. Hai presa? Hai presa? Grande! Eccola! Bella! Ce l'ho, ce l'ho! Sì! Sì! Presa anche oggi! Sulla mangianza! Bella! Sarà una cheppia? Penso di sì! Eccola! Yeah! Slamiamola subito perché se non muore. Vai. Sì. Scappotto anche oggi. E anche oggi ragazzi l'abbiamo sfangata. Abbiamo scappottato sia io che Fra.
sempre fra con la bombarda e io con il jig, però è stato figo, dai, prendere questo pesce che non prendevo da anni, un pesce che risale i fiumi, molto affascinante, nonché protetto, quindi massima cautela nel maneggiarlo e nel rilasciarlo, mi raccomando. Grazie per la visione come sempre, noi ci rivediamo alla prossima, ciao.